ricostruiti anche dai 100 milioni promessi alla matrice, uno dei siti colpiti dal sisma, avevamo scoperto che di quei soldi il sindaco non aveva ricevuto neanche un euro. È chiaro che questa è una bufala, una dilettante. Moreno era andato a chiedere conto a Sarno delle sue promesse, ricevendone in cambio fumose risposte. Il 18 di novembre? Sì, che sentirà delle cose. Ma non si vedrà neanche. Non c'è nessun problema. Allora sta andando. E lui dove va? Non mi ha dato risposte, non è il 18. Ma vengono un po' di giovani. No, si può pure. Non c'era il momento proprio un piano A. Voi pensate che ce l'abbia il piano A? È una semplice lettera di uno dei gruppi più importanti al mondo che è pronto a finanziare il progetto COP. È facile sventolare una lettera. E non farla vedere. No, no, noi la vediamo benissimo come il logo di questo colosso che si chiamerebbe NAEC, una società di Singapore. Quindi non va più bene la tigre bianca, ma potrebbero avere un leone pronto a ruggire. Staremo a vedere, ma noi veniamo ai fatti. E mi metto a disposizione che ci sono molte volte perché questi minuti di lavoro non mi faranno capire in modo che io a Striscia la Notizia non possa dire in precisione. Torneremo a un documento per fare il segno. Si sa come funziona, un numero di lettera a 100 milioni, da una lettera, la lettera va, si va a portare dove vuole il Ministero Comune, una lettera si trova qua e si dice ho 100 milioni, mi servono le autorizzazioni, quella lettera ce l'avrà. Ma l'ultima cosa, tutti qua, i 100 milioni e i 1.500 e voglio i commercialisti dopo, commercialisti, dovevano avere il gruppo bancario importante, un white tiger, è venuto a dire per tutto il tempo, noi siamo una merce aperta, abbiamo sempre la pancia delle banche, le banche delle cose. Ci sono banche dentro la nostra pancia e noi siamo nella pancia di molte banche. Non controlla, è una società dormente che non ha mai fatturato un centesimo, non ha mai presentato un bilancio. Che cosa è possibile che ci abbia tutti questi milioni che non viene ricevuto mai? Dopo lo spiegheremo. Okay. Lei ha detto giustamente sono disponibile a noi, ma non siamo disponibili a una trasmissione. Allora, ma perché mi ha invitato? Stavo a casa, però l'avevo vista 500 volte e non abbiamo ancora capito, ci chiedevamo di che cosa stavamo parlando, ma mi ha invitato, se non mi dovete farmi le domande. 200 volte. Ho capito, ma se non mi ha capito. Vedo, mi sembra che la semplicità dello schema sia molto chiara, tra l'altro. Non me ne dà le risposte, come non importa, se non me ne dà lo so subito. Io le dico che per me, lei non è il target di trasmissione per questo progetto. Per me!